Buongiorno a tutti. Oggi ci occupiamo di modificare un decoder digitale terrestre attraverso un modulo relè per accendere automaticamente il televisore ad esso collegato. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. Come prima cosa vado ad aprire il mio decoder digitale terrestre. All'interno ho saldato due cavi in parallelo ai conduttori di fase e di neutro che entrano in questo decoder dalla sua spina. Il cavo di fase però è interrotto. Questo cavo in parallelo esce dal decoder al termine del quale ho inserito una presa per alimentare il mio televisore. Per chiudere questo contatto ed alimentare il televisore utilizzo un modulo relè da 5 volt. Questo modulo prevede un ingresso di alimentazione 5 volt e un ingresso di trigger che serve per attivare il relè. Sui morsetti di uscita possiamo collegare anche una sorgente di corrente alternata per effettuare la commutazione, massimo 10 A a 250 volt alternati o 30 volt continui. In ingresso la tensione positiva di alimentazione e il segnale di trigger, in uscita il controllo di un qualsiasi carico anche in corrente alternata. Passiamo allo schema elettrico del mio modulo. L'impulso di trigger dai 3 ai 5 volt fa emettere al diodo presente all'interno del fotoaccoppiatore una luce che viene rilevata dal fotodiodo ricevente che entrerà in conduzione e a sua volta farà entrare in conduzione anche il transistor che commuta il relè sull'uscita. Il diodo di protezione manda verso il positivo le extra tensioni che si generano all'apertura del transistor. Osservando il circuito stampato, individuiamo facilmente il diodo in questione, il fotoaccoppiatore, il transistor e alcune resistenze di polarizzazione anche per i LED di segnalazione. La tensione massima di 5 volt del relè stabilisce anche la tensione di alimentazione massima di questo modulo. Di questi moduli a relè ne esistono di svariati tipi, alcuni anche con la possibilità di settare la commutazione sia ad alto o basso livello, o altri ancora molto più semplici, dotati semplicemente del transistor di eccitazione. Vediamo come effettuare i collegamenti a questo modulo relè per l'attivazione del mio carico televisore in uscita. Per poter effettuare questi collegamenti, iniziamo a fare delle ricerche. Andiamo a cercare un punto di massa idoneo. Con il tester di continuità su una carcassa metallica, che è sempre la massa, vado ad individuare su questo regolatore un punto di massa al quale collegare la massa del mio modulo relè. Adesso andiamo alla ricerca di un punto di tensione positiva omnipresente di 5 volt su questo circuito stampato. Collego il puntale negativo del mio multimetro al negativo appena trovato e vado a porre il puntale positivo su quello che è il diodo di uscita dell'alimentatore switching di questo decoder, facilmente individuabile anche dalla presenza del condensatore elettrolitico di filtro. Abbiamo 4,83 volt. Da notare che il decoder in questo momento è acceso, ma se andiamo a spegnerlo otterremo comunque una tensione positiva. A questo diodo potrò saldare un cavo per l'alimentazione del mio circuito. Prima di effettuare questa saldatura vado a ricercare un punto a cui collegare il segnale di trigger, in cui sia presente una tensione positiva solo all'accensione del decoder. Cerchiamo nei pressi di questo integrato, abbiamo una tensione di 3,28 volt, quindi forse abbiamo individuato un buon punto per collegare il segnale di trigger. Spengo il decoder, 0 volt da spento, 3,28 da acceso. Vado a collegare il cavo per il trigger a questo punto appena trovato. La parola trigger sta a significare innesco o grilletto e rappresenta in elettronica un impulso che serve per determinare una certa azione o accensione nel nostro caso. Cavo rosso per l'alimentazione positiva 5 volt prelevata dal diodo all'uscita dell'alimentatore. Non mi rimane che effettuare i collegamenti sul mio modulo relè.
Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento opportuno per dimostrarlo mettendo un like e valutando anche l'iscrizione al mio canale. Grazie per il vostro contributo. Nel frattempo ho inserito sul relè un biadesivo per poterlo fissare comodamente. È il momento di effettuare i collegamenti all'uscita del relè, a cui andrò a collegare i due terminali di fase che ho interrotto e che andranno ad accendere la presa presente in uscita da questo decoder. Un cavo collegato al comune, l'altro al normalmente aperto NO. Stringiamo per bene questi due cavi sui morsetti e verifichiamone la tenuta. Sono pronto per un primo collaudo del mio circuito. Collego sull'uscita una semplice lampadina a LED per il test. Accendo il decoder, la lampada si accende come è giusto che sia, ma al momento di spegnerlo la lampada non si spegne. Evidentemente questo punto di ancoraggio non va bene, probabilmente è un segnale alternato, dobbiamo cercare un altro punto di trigger. Negativo del multimetro collegato alla massa dell'apparecchio, vado ad accendere il decoder. In un altro punto trovo 11.22 volt. È evidente che in questo decoder è presente uno step up converter che innalza la tensione di 5 volt. Spengo e vado a rimisurare nello stesso punto la tensione. Abbiamo 0 volt. Rifacciamo nuovamente la prova, riaccendiamo il decoder, rimisuriamo. Forse stavolta ci siamo, 11.25 volt. Vado ad effettuare la saldatura a questo nuovo punto del cavo giallo di ingresso del modulo relè. Collego nuovamente la lampadina in uscita, vado ad accendere il decoder, la lampadina si accende correttamente stavolta. Andiamo a vedere se si spegne. E la lampadina si spegne correttamente. Riproviamo, accensione, la lampadina è accesa, e poi spegnimento e la lampadina si spegne. Bene, stavolta abbiamo trovato un buon punto di trigger e possiamo andare a rimontare e testare il tutto. Con il biadesivo vado a fissare il mio circuito correttamente collegato sul fondo del contenitore di questo decoder in modo che non si muova affatto. Vado a inserire il coperchio di chiusura di questo decoder. Vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link per l'acquisto degli attrezzi e dei prodotti che vedete nei miei video. Il solo tester di continuità è stato oggetto di un mio video precedente che vi invito ad andare a vedere. Bene, a questo punto possiamo andare a testare questo nostro nuovo decoder che accende il televisore. Accendo il decoder con il telecomando. Abbiamo sentito il click del relè e il LED del televisore si accende e appare l'immagine del decoder. Naturalmente questo televisore è un televisore che conserva la posizione di accensione e di spegnimento anche in assenza di corrente elettrica. Spegniamo il tutto e il nostro televisore si spegne, riducendo in questo modo i consumi di tutta l'apparecchiatura. Bene amici, naturalmente questo modulo può essere utilizzato per accendere qualsiasi altro dispositivo da un altro dispositivo. Io come al solito vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a mettere like se vi è piaciuto questo mio video e se vi piacciono i miei video di iscrivervi al mio canale. Ci vediamo la prossima volta. Ciao!